quarantina, che non lavora solo per la FIA, lavora indotto, magari lavora per altre case automobilistiche, quindi tutta questa componentistica viene poi distribuita nelle varie case automobilistiche, quindi il plusvalore lì si crea, lì c'è uno sfruttamento maggiore, però c'è anche tanto, secondo me c'è anche proprio uno spazio di conquista enorme, proprio perché i diritti non ci sono, i diritti sono zero, però oggi se si mettessero tutti d'accordo, no? se veramente, perché anche lì il livello di sindacalizzazione è molto basso, perché ci sono molti extracomunitari, tanti hanno paura, magari hanno appena rinnovato il permesso di soggiorno, certo. Ma hanno molta più paura di noi, hanno molta più paura di noi, però per le aziende, a noi ci possono licenziare, ma non ci possono sbattere fuori, però per le aziende, se questi qua si fermassero, gli creano un danno enorme che non gli possiamo più creare noi, perché non lavoriamo, lavorando 3 giorni al mese, cioè che danno gli procuri, sì, un po' di danno glielo fai lo stesso, però paradossalmente l'indotto, le cooperative più sfruttate, ma hanno anche più spazi di conquista, questo è quello che dicevamo l'altra sera, c'è più valore, c'è un valore, quando se poi invece vogliamo parlare del SUP, secondo me è una balla questa del SUP. Primo, per le cose che dicevamo, devi portare tutta, cioè i motori, i cambi, dall'America li devi portare con le navi in Italia. Questo stabilito. Beh, questo l'hanno sempre fatto. Sì, ma i costi. Ma quanti viaggi devi fare? Vedi che non sta in piedi il discorso della logistica di Termini Imerese, chiudiamo perché i costi. Ma no, questo non sono balla. Balle. Quindi lì vogliono chiudere semplicemente perché non gli interessa più quello stabilimento. Come non gli interessa più Mirafiori? No, vogliono chiudere Mirafiori perché vanno nei paesi dove il costo del lavoro costa pochissimo. Sì. Ma anche solo nei paesi dell'est. Cioè, se qui un operaio, quanto prendete se lavora tutto il mese? 150, non so. 1200, 1300, no? Se sei, se lavori sempre, se non sei in cassa integrazione. Lì in alcuni dei paesi dell'est guadagnano 300 euro. Sì, però vedi, c'è anche... costo di vita anche diversa. No, non lo sto giustificando, occhio, sì, è una constatazione. Però non sottovalutiamo che... No, ma forse, aspetta che lui forse mi ha frainteso. Non ti ho detto questo perché fa bene. Però siccome il padrone fa i cazzi su... Ah, beh, certo. Capisci? Lui prende e va dove paga poco. Ecco, però c'è un fatto che bisogna... Anche... Allora, chi glielo deve impedire questo? Glielo dobbiamo impedire noi. Ecco che qui però entra in ballo la questione internazionalista. È vero che per esempio in Cina, siccome in Cina è un paese davvero emergente, infatti la Cina e l'India sono l'Europa e l'America sono in decadenza, i nostri paesi sono in decadenza, quelli ci sono state delle fabbriche in Cina che le hanno aumentato del 50%, come succedeva a noi nel dopoguerra, capisci? Quindi lì sta crescendo la classe operaria. Certo, ma poi ci sono anche esigenze, certo, che prima non c'erano. No, ma c'è la lotta. Certo. E siccome la Cina ha molto lavoro, come era qui negli anni 60, siccome qui a niente... Era tutto in movimento. Pagava dei meridionali, Franco te lo può anche parlare, andavano alla stazione di Porta Nuova e dicevano vuoi lavorare, tanti vecchi te lo possono confermare, perché avevano bisogno di lavoro. E questo sta succedendo nei paesi emergenti, Cina, Brasile, India, no? Quindi lì, allora quando tu la dopo paga, diventa sempre più alta, certo, no? Proprio rispetto a quello che dicevi, che una volta Agnelli cercava la forza lavoro, la mano d'opera, è andato in meridione, addirittura ci sono... Mandava, certo. E hanno abbandonato l'agricoltura, le terre. Tu, proprio rispetto a questo, ti dico, mio padre era un santo, e anche mia madre. Due sarti. Sarti? Sarti. Mio padre era un sarto praticamente che lui cuciva e mia madre faceva gli occhiali, no? Ed erano... Lavoravano assieme. Cioè, mia madre era dipendente di mio padre. Mio padre aveva delle dipendenti. Poi, proprio per queste cose che dicevi, sono arrivati qua alla stazione di Torino con la valigia di cartone. E veniva a lavorare alla FIA. Perché dava più sicurezza. Dava più sicurezza, stipendio. Io mio padre lo vedevo tornare a casa, cioè lui era abituato a fare il sarto, cioè era qui, lavorava in astrattura, dopo lavoro io, cioè lì c'erano le puntatrici, allora oggi diciamo rispetto a quello che
pensa alle prove, era una camera a casa. Tornava a casa con la canottiera tutta. Sono tutti morti. Piangeva, Dio, piangeva. E dicevo, ma cos'è la vicina salvatura? Dove sono io? Era le puntatrici. Una volta le puntatrici erano le cose lunghe 2-3 metri. Ti mettevi lì, c'era una giostra, lavoravano alla giostra. Infatti non ha mica resistito. Si è licenziato perché non. Invece mia madre ha continuato a lavorare qua. Lavorava al montaggio e anche lei ha vissuto la cassa integrazione degli anni 80. Prima la chiamavano ogni mese per dire tanto qui chiude. Si licenzia. Mia madre si è licenziata. Peccato. Si è licenziata mia madre perché poi è venuto l'esaurimento nervoso. E quindi. Tante persone hanno avuto l'esaurimento nervoso in quegli anni. Si sono suicidate 150 persone. Mi ricordo che gli avevano dato 5-6 milioni, non mi ricordo all'epoca. Poca roba, soldi. Ti aspettava gli ultimi anni che gli davano 50. E pensa che mio padre si è licenziato da qui, è andato a lavorare alla Lear. Ah sì, era a Grugliasco. A Grugliasco. Tanto valeva che poteva stare qui. Era diverso, lui si è trovato meglio perché c'era un mondo diverso. Che la Lear prima si chiamava Sica. Forse la madre.